Secondo minuto del primo tempo. Nedved, arriva Balzaretti in area, il tiro e il pallone sul palo. E poi Bojinov che non riesce a depositarlo in rete. Rimessa in gioco del Lecce. Camoranesi ruba palla a un avversario. Il dribbling ancora per Bojinov, tutto solo. Impresa di Benussi che si scontra poi con Nedved. Altra chance bianconera. Ora ripresa. Punizione per il Lecce. Babu, il brasiliano esterno destro. Conclusione e la palla di poco alta sulla traversa. Poi c'è un passaggio di Balzaretti per Bojinov. Entra in area diagonale e la palla che è fuori. È comunque il momento migliore della Lecce. Valdés punta l'avversario che è Birindelli. Giuliano, il passaggio per Giacomazzi, colpo di testa ed è out. Boonsong, una esitazione. E può partire per il Lecce questo assist per Valdés, che ha la possibilità di entrare in area. Di punta mette il pallone di poco a lato. Sempre e ancora il Lecce. Angelo per Giacomazzi, davanti ancora per Angelo, in mezzo Osvaldo ed è rete. 17° del secondo tempo, Juventus 0, Lecce a sorpresa 1. Adesso errore di Giuliano. Bojinov alla Paolo Rossi contro il Brasile che segna. 19° del secondo tempo, Juventus 1, Lecce 1. E adesso 5 minuti dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Diamutene. Colpo di testa di Nedved, poi Palladino, arriva Marchisio, il passaggio per Palladino, entra in area e il pallone che è fuori, un'altra occasione per la Juventus. Punizione di Bojinov alla Del Piero ed è incrocio dei pali. 29° del secondo tempo, Juventus 2, Lecce 1. Paro per Camoranesi, davanti per Palladino e lentamente il pallone che finisce fuori. Poi un pallone tolto a Giacomazzi, Camoranesi, Palladino, dribbling ed è gol. 46° del secondo tempo, Juventus 3, Lecce 1. Ancora Nedved, Camoranesi che riscatta nel finale una brutta partita. Palladino spaccata, non arriva sul pallone. Poi ancora impostazione di Palladino e attenzione al giovane De Ceglie che fa come negli ultimi mondiali Del Piero contro la Germania. Si inserisce e segna. 49° del secondo tempo, Juventus 4, Lecce 1. La Juventus che ha salutato, come detto, con il lutto al braccio l'indimenticabile suo magazziniere Francesco Romeo, ha patito le assenze di ben 7 titolari, ma ha sfoggiato una buona sicuramente prestazione trovando in Bojinov l'ex decisivo. Il Lecce, motivato dall'orgoglio e dalla strategia di Zeman, avrebbe meritato senz'altro di più, sfoggiando una eccellente organizzazione di gioco almeno per 75 minuti e 15 minuti iniziali della ripresa d'applausi. E adesso le interviste che sono arrivate proprio in questo momento di Francesco Marino. Valery Bojinov stava prendendo una brutta piega per la Juventus questa partita, sembrava un po' ferma sulle gambe, poi la tua doppietta ha cambiato tutto. No, non solo la mia doppietta, anche il gol di Palladino e di Scelli, che sono molto contento per loro, perché ripeto, come abbiamo detto prima, il presidente e il signor Blanc, che questa è la Juve dei giovani, sta crescendo piano piano e questo è un positivo, però noi dobbiamo stare tranquilli, lavorare, dare il massimo e quando saremo scendere in campo di dare il nostro contributo. Come promesso, nonostante il ruolo di ex, non hai rinunciato ad esultare, ti abbiamo visto poi scambiare qualche battuta a bordo campo durante la partita con Zeman. Cosa ti ha detto? Piano? No, lei mi ha detto che ho fatto due tiri, io ho detto vabbè, è grande giocatore, fa due tiri, fa due gol. Lei aveva detto la Juventus non è certo in Serie B per colpa di Zeman, a giudicare dalla considerevole quantità di cori offensivi a Torino non la pensano così, evidentemente. Sì, ma io penso che il compito della società nuova è anche quello di educare, è normale che bisogna perdere tempo, però io penso che la prima cosa, visto che erano abituati da 12 anni di diversa guida. 7 under 23 in campo per la Juventus e la linea che torna a Franklin.